intervenire sono pregati di prenotarsi. Lascio aperto ancora un minuto per gli interventi, eh. Prego di prenotarsi, altrimenti do la parola all'assessore. Sì, allora, se non ci sono interventi dei consiglieri al dibattito, darei la parola all'assessore e poi passerei subito alla dichiarazione di voto. Ancora 30 secondi. Ha chiesto la parola la consigliere Pennanzi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Penso che sia un tema molto importante che meriti attenzione e anche una discussione, diciamo, politica tra di noi, non solo tecnica in commissione. Ma parto da una considerazione abbastanza generale, nel senso che ormai sono, credo, 6 anni da quando sono stata eletta la prima volta in Consiglio Comunale che seguo i rendiconti e le previsioni di bilancio e ci sono alcune tendenze appunto macro che si stanno accentuando che ci dicono un po' qual è la situazione. Innanzitutto un dettaglio che però non è tale, questo è il rendiconto, ma i primi anni noi sempre a dicembre facevamo il cosiddetto bilancio di previsione. Mi diceva Sesto, è un po' una tradizione, un'attenzione. Negli ultimi anni non si è riuscito e questo è il segno di non un problema nostro interno, ma di un contesto molto difficile, dove l'incertezza, le difficoltà nel fare bilanci pubblici sono sempre cresciute. Un altro dato che si vede in tendenza macro sono i tagli nei trasferimenti, trasferimenti sia dallo Stato che dalle regioni, che si riflettono poi in modo particolare sui temi del sociale, dove i tagli negli anni, abbiamo visto i trend e le tendenze, sono sempre stati maggiori. Un dato nostro è quello legato alla cassa. Abbiamo sempre avuto, diciamo, una cassa sana, però se si va a vedere la tendenza, anche qua, quindi un macro dato di tendenza, negli ultimi 4 anni, se non ricordo male, la cassa è diminuita di circa 9 milioni di euro. Quindi anche questo, per quanto una cassa che rimane sana, ma anche questo è un segno di una difficoltà. E poi c'è questo dato che leggevo quello che diceva anche il consigliere Rivolta, delle entrate in conto capitale, per quanto riguarda in particolar modo la voce degli oneri, che non solo è calato, ma è drammaticamente basso, è il segno di una città ferma, di una città immobile, che sicuramente è il segno di una crisi. Crisi che però si riflette sui cittadini, che al contrario delle difficoltà e delle tendenze di cui parlavano, dei bisogni a cui bisogna saper rispondere, quindi fare un bilancio pubblico capace di continuare a fare i servizi per i cittadini. Questa sera noi qui vediamo il rendiconto, quindi questa sera noi
siamo chiamati a ragionare, a discutere e a verificare quanto è stato fatto in un anno dall'amministrazione in termini di bilancio. È sempre, diciamo, in questi anni stato meno oggetto di attenzione nel dibattito politico. Dal mio punto di vista, invece, è un momento molto importante, perché al di là di quello che si può prevedere, sperare di fare, qui si va a vedere effettivamente come sono andate le cose. Qui si vede, si tocca con mano concretamente come stanno le cose. E da qui si può comunque partire per fare delle osservazioni per quello che sarà un po' il futuro, il cosa fare. Allora, oggi cosa leggiamo? Io direi che in generale noi leggiamo che in tutte quelle difficoltà che citavo all'inizio, in tutti questi trend così complicati, abbiamo comunque saputo tenere, abbiamo confermato quella capacità di gestione, di controllo del bilancio, e abbiamo saputo, in una situazione molto complicata, tenere in piedi un bilancio in equilibrio. Siamo riusciti a rimanere nel patto di stabilità, lo diceva il consigliere Rivolta, anche questo ovviamente è un buon risultato. Uscire dal patto di stabilità comporta delle conseguenze gravi, e quindi noi, nonostante tutto, siamo riusciti a rimanere nel patto di stabilità. Per alcuni anni siamo stati considerati un comune virtuoso, e questo ci ha portato anche, chiamiamoli così, dei premi, dei riconoscimenti. Il dato della copertura dei servizi a domanda individuale, che sta crescendo, è un altro dato importante dal mio punto di vista. È un dato che, in termini di sostenibilità di un bilancio, fa vedere delle tendenze importanti, soprattutto se vediamo negli ultimi 3 anni, per esempio, la parte legata ai servizi sportivi, che soffriva molto in termini di copertura, è cresciuta. E anche questo è un segno di, come posso dire, di un bilancio che cerca di rafforzarsi, di darsi una stabilità. È una crescita che va dal 46,6 al 52, comunque anche questa è una tendenza importante e non semplice, poi va letta nei singoli dettagli. Si continua a lavorare sull'attenzione alla spesa, sono anni che vengono fatti degli accorgimenti, dei tagli. C'è, lo ricordo, un controllo di gestione che io auspico venga sempre più rafforzato, con uno strumento fondamentale in un bilancio così grande e complesso, in una struttura così grande e complessa. Ho chiesto come paghiamo i nostri fornitori, sentiamo sempre parlare dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, che stanno diventando un dramma in Italia con le imprese che continuano a fallire. Mi è stato detto che il Comune di Sesto è un buon pagatore, che rispetta i 30 giorni di pagamento, e questo è un elemento molto importante, segno di una gestione molto attenta e accurata. Chiudiamo con un equilibrio, con un avanzo di competenza di circa 300.000 euro. Ricordo che i bilanci pubblici non devono chiudere in disavanzo, ma non devono neanche chiudere troppo in avanzo, perché sarebbe il segno di o non aver saputo spendere, quindi rispondere ai bisogni, o aver chiesto troppo. Quindi noi riusciamo anche quest'anno a chiudere con un equilibrio, se non ricordo male, quello amministrativo intorno ai 600.000 euro. Anche la parte che è stata affrontata sugli accertamenti, un'attenzione che da anni viene portata avanti da questo Comune sugli accertamenti che vengono fatti rispetto ai pagamenti, è un'attenzione, diciamo, importante. Quindi, diciamo, riconosciamo delle buone notizie, dei buoni risultati rispetto a questo bilancio, una capacità di gestione, e in quel quadro molto complicato e molto complesso è stato fatto un buon lavoro. Questo non vuol dire che non ci sono delle criticità, che non ci sono quelli che io chiamo sempre i campanelli d'allarme, ed è giusto, secondo me, essere consapevoli tutti insieme degli elementi, far emergere quelli che possono diventare elementi di debolezza. Beh, il dato della cassa che diminuisce, lo dicevamo già anche l'anno scorso, è un segnale sul quale bisogna porre attenzione. Comunque continuare a lavorare sulla copertura dei servizi a domanda individuale, rispetto ai quali si può fare meglio. Ma il dato, diciamo,
abbastanza eclatante, caratteristico, atipico, chiamiamolo così, di questo bilancio, di questo rendiconto rispetto a quelli precedenti, è questo sbilancio dell'avanzo di gestione che citava giustamente il consigliere Rivolta, dove noi normalmente eravamo in difficoltà sul bilancio di spesa legato alla spesa corrente e ci veniva ricordato sempre di porre attenzione anche giustamente dalla minoranza appunto a non vendere pezzi di città, non usare i cosiddetti entrate in conto capitale per pagare la spesa corrente. Quest'anno ci siamo trovati in realtà con questo dato abbastanza impressionante, che è giustificato, ho chiesto le motivazioni ovviamente di 5 milioni di avanzo corrente che abbiamo utilizzato per fare quegli investimenti che con le entrate in conto capitale non saremmo mai potuti riuscire a fare. Abbiamo 1,5 milioni di entrate in conto capitale, quindi questo vuol dire non riuscire a fare nessun tipo di investimento, e questo avanzo corrente è stato legato al fatto che abbiamo dovuto rispettare il patto di stabilità e per questo motivo abbiamo dovuto costruire un bilancio fatto così. Tutto questo è girato intorno a un sacrificio che abbiamo chiesto ai nostri cittadini, siamo consapevoli. Abbiamo fatto pagare l'IMU ai nostri cittadini e lo sappiamo, era indispensabile, è già stato discusso qua, dibattuto, però è evidente che se, come io penso, da un rendiconto come questo si deve anche capire tutti insieme come andare avanti, è importante dirci che non possiamo continuare a chiedere sacrifici di questo tipo ai nostri cittadini. E allora come faremo gli investimenti sulla nostra città? Come sistemeremo la nostra città? E come daremo le risposte ai cittadini che hanno dei bisogni, garantendogli i servizi, soprattutto per quei cittadini più fragili, per i cittadini più deboli? Io sono convinta di una politica che non deve mollare il colpo e che anzi deve continuare a farsi carico dei bisogni, soprattutto dei più fragili e dei più deboli, che però lo debba fare in modo responsabile. Per essere responsabile deve essere sostenibile anche in termini economici, e quindi dobbiamo porci il problema di una realtà intorno molto complicata, delle risorse pubbliche che non sono più quelle di una volta ma che di anno in anno, ce lo continuiamo a dire, calano, e di una situazione che difficilmente tornerà indietro, e capire invece noi come andiamo avanti, visto che la nostra intenzione è continuare a dare le risposte ai cittadini. Ora, ovviamente, e qui concludo, io propongo adesso tre, chiamiamoli orientamenti, linee guida, senza pretesa di completezza, però iniziamo, secondo me, partendo dal rendiconto di questa sera, che come dicevo evidenzia un bilancio ben gestito, un bilancio in salute ma con dei campanelli d'allarme grossi su cui ragionare, per ragionare su tre temi, secondo me. Il primo è il tema legato al territorio, visto che oggi è la giornata mondiale della terra e sentivo un dato da Coldiretti: noi negli ultimi 20 anni abbiamo consumato il 15% negli ultimi 20 anni del nostro territorio. Allora dobbiamo chiederci come faremo a continuare a investire con gli oneri in crollo e con la consapevolezza che non si può continuare a consumare suolo, ce l'eravamo già detti anche precedentemente. Consigliere Pennasi, deve concludere. Grazie. Ah sì, arrivo. Prego. E quindi avviare più che un consumo di suolo una riqualificazione dal punto di vista degli aspetti urbanistici, energetica e qualitativa. La seconda cosa sono gli interventi tecnologici e innovativi per la gestione, per mantenere e contenere i costi di gestione, pensiamo per esempio agli immobili di proprietà comunali. E la terza cosa rispetto ai servizi, e qui concludo Presidente, è lavorare con il privato sociale, col privato, tendenza che abbiamo già avviato e che dovremo rafforzare per continuare a rispondere soprattutto ai più bisognosi, ma anche a chi vuole emergere deve continuare su questo territorio ad avere dei servizi. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Lasciamo ancora aperto 30 secondi per poter intervenire. Ha chiesto la parola consigliere Capone. Grazie Presidente. Prego. Buonasera a tutti. Il nostro intervento è un intervento di riflessione.
Non vogliamo assolutamente con questo scaricarci di responsabilità. Non voglio tirare nessuno per la giacchetta, però certamente mi aspetto degli interventi da chi nella precedente consigliatura ha analizzato il preventivo e quindi dare delle indicazioni rispetto a questo consuntivo presentato, che peraltro è stato ampiamente dibattuto in sede di commissione, rappresenta la nostra consigliera Tita Ferrante, e devo dire che è stato pienamente analizzato. Cosa mi viene da dire? Due riflessioni. La prima è una di carattere generale. Abbiamo assistito in questi giorni a una situazione nel nostro paese di totale sfaldamento e credo che quanto accaduto a livello nazionale debba farci riflettere che a volte occorre che le parti politiche facciano un passo indietro rispetto all'analisi del bene comune. E dico questo perché, per quanto ci sia nel bilancio presentato tutta la giustamente un'amministrazione che sulla base dei dati che ci sono stati trasmessi pare che abbia ben amministrato, occorre dirlo, a parte alcune criticità che poi dirò. Il rammarico è che forse le lotte, le discussioni delle precedenti amministrazioni abbiano impedito alla città di fare dei passi in avanti. Lo dico senza alcun spirito polemico. All'ingresso ho incontrato il collega Rivolta, con il quale ho avuto spesso delle forti contrapposizioni, e le ho riconosciuto comunque una mia presa di posizione per il suo coraggio e per come ha difeso i suoi valori, e mi ha anche molto colpito perché ho visto nelle sue reazioni proprio il dolore di una ferita subita nella sua parte politica. Però mi domando, con una città trasformata senza aver perso inutili anni, e la prova l'abbiamo avuto stasera incontrando la delegazione di persone che sono senza o a rischio di perdere la propria abitazione, che tipo di bilancio avremmo potuto avere? Perché con una città messa a regime, sfruttando pieno le risorse del territorio, o comunque con una progettualità di ampia visione, probabilmente avremmo potuto evitare ai nostri concittadini di aumentare i prelievi fiscali, quindi avremmo potuto evitare di aumentare o di porre l'IMU. Mi viene ad esempio in mente alcuni paesi, alcuni comuni che hanno avuto dismissioni di aree industriali nell'Inter milanese e che si sono ritrovate con le casse ben fornite senza dover ricorrere a prelievi nei confronti dei cittadini. Quindi l'auspicio che noi come lista civica muoviamo è quello di un confronto serio e proficuo per la città su proposte che possano comunque sviluppare appieno le risorse del territorio. Siamo sempre in attesa di conoscere gli sviluppi del progetto della Città della Salute, che il sindaco in commissione giustamente ha rivendicato legandola come funzione propria del suo mandato. Quindi siamo certi che questo progetto è un progetto che possa portare dei benefici e delle valorizzazioni del nostro territorio. Però non credo che sia il caso di perdere altro tempo, penso che la città abbia bisogno di risposte, di proposte. Dobbiamo mettere il territorio in piena funzione, dobbiamo far sì che frutti, che renda, attrarre imprese, creare lavoro, quindi vuol dire comunque creare ricchezza per le nostre casse, quindi vuol dire abbassare le tasse per quanto riguarda i nostri cittadini. Cioè, quello che manca forse è una progettualità condivisa, e non a caso ho ripreso all'inizio quanto sta accadendo a livello nazionale, perché le necessità, le difficoltà richiedono un impegno comune che coinvolga maggioranza ed opposizione. Il nostro voto sarà un voto di astensione, lo dico già prima della dichiarazione di voto, è un voto di astensione con l'auspicio e l'augurio che l'amministrazione sappia cogliere nelle criticità di questo bilancio consuntivo delle opportunità per migliorare il bilancio 2013, quindi per fare quegli adeguamenti, quegli spostamenti necessari affinché il cittadino debba sopportare sempre di meno le crisi dovute da una carenza di introito di carattere economico. Volevo porre una domanda all'assessore. Nella relazione del revisore ho notato che c'è un'analisi dell'anzianità dei crediti
e ho notato che c'è una notevole sproporzione tra i crediti ante 2008, che sono circa 31 milioni, con quelli ad oggi che ammontano circa 68 milioni. Allora la mia domanda è se questo dato, assolutamente credo che sia veritiero, me ne guardo bene dal metterlo in dubbio, ma se sono crediti esigibili, cioè come mai c'è una così forte esposizione creditoria da parte dell'amministrazione che in pochi anni così è raddoppiata, e soprattutto se sono state poste in essere tutte le idonee cautele, azioni affinché le casse possano ritrovare in queste risorse un giusto ritorno, e la nuova amministrazione che tipo di azioni intende adottare affinché questo parametro possa ritornare in una certa normalità, perché è tanto quanto la spesa corrente, stiamo parlando di crediti per 68 milioni rispetto a una spesa corrente di 73 milioni. Ora capite che è un dato veramente forte, enorme, molto importante, e una politica di riscossione di questi crediti metterebbe in garanzia i nostri cittadini, ad esempio per quanto riguarda le future scelte di carattere fiscale che magari l'amministrazione è costretta a intraprendere proprio per carenza di risorse finanziarie. Grazie. Grazie, consigliere Caponi. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà. Buonasera, questa sera parliamo di consuntivo e, come forse già detto altre volte, è sicuramente meno entusiasmante rispetto al preventivo, nel senso che il preventivo ci si può sbizzarrire con più proposte, e più diciamo un intervento politico il preventivo, dà una visione di città futura, se si vuole. Il consuntivo è l'epilogo di un qualcosa che è stato fatto, anche se l'intervento politico sicuramente va fatto, perché ognuno può in questo notare delle proprie caratteristiche, una propria azione o riconoscersi in questo. Questo consuntivo è figlio del preventivo precedente, il preventivo approvato lo scorso anno, ma con molti cromosomi cambiati. In quanto ulteriormente il governo precedente ha effettuato un'operazione innovativa, ossia ha tagliato i trasferimenti agli enti locali e ha innalzato l'asticella per rispettare il patto di stabilità. In 7 anni sono stati dimezzati i trasferimenti che lo Stato dà ai comuni, e quindi era ironico questo senso che ha fatto un qualcosa di innovativo. Purtroppo è una costante, ed è una costante a cui i comuni dovranno abituarsi, a cui dovremo farci il callo, come si usa dire in Lombardia. Io volevo fare a questo punto un ringraziamento ironico ed uno vero. Un ringraziamento ironico a chi negli ultimi 5 anni prima ha taciuto la crisi pensando ad altro, e chi negli ultimi 15 mesi ha tentato di mettere una pezza con risultati tali da peggiorare la situazione. Abbiamo visto aumentare quotidianamente la disoccupazione, con conseguenze per le amministrazioni locali ben evidenti, a cominciare da tutte quelle famiglie sfrattate, prima c'è stato un piccolo esempio, e dai tantissimi concittadini se stessi che ingrossano le file ogni giorno nei nostri uffici sociali cercando un lavoro o chiedendo un piccolo aiuto, quasi mai economico, perché la dignità non si vende. Sempre meno cittadini pagano l'assicurazione dell'auto e le spese di condominio. Un italiano su 3 ha rinunciato alle spese odontoiatriche, di ieri. I mutui sono diminuiti del 42% in un anno. Sono alcuni segnali che evidenziano come le amministrazioni comunali siano in prima linea nell'arginare queste nuove povertà. Povertà spesso improvvise e quasi sempre dovute alla perdita del proprio lavoro. Il fatto che i mutui siano diminuiti del 42% è un chiaro campanello sul fatto che entrate dovute ad oneri di costruzione, di urbanizzazione o anche di ristrutturazione, io mi auguro solo di ristrutturazione, saranno sempre più difficili per il nostro comune, ma per il comune in generale, fino a quando è latente, fino a un certo punto, in maniera evidente si manifesta questa povertà che colpisce tutti trasversalmente.
l'eccezione delle Ferrari che sono aumentate ultimamente come numero di vendita. Vi è un aumento vertiginoso di quelle persone che cercano un pasto caldo all'esterno delle mense della Caritas o di altre associazioni di volontariato. La controriforma del lavoro dell'ultimo governo non ha rispettato la stabilizzazione della vita dei cittadini. Noi, invece, abbiamo rispettato il patto di stabilità che il governo ci ha imposto, con difficoltà e con sacrifici. Sacrifici, come diceva prima di me giustamente la consigliera Pennasi, che con l'aumento dell'IMU verso alcune categorie abbiamo chiesto alla comunità se stese. A fronte di tutto questo, siamo riusciti a foraggiare però due fondi comunali, uno per disoccupati e casse integrati e un altro per il sostegno degli alunni disabili nelle scuole. Sono segnali precisi che vanno rimarcati. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questo è l'articolo 32 della nostra tanto brutta Costituzione. Un diritto che sempre più rimane solo sulla carta. I poveri indigenti si sta occupando Emergency, un'associazione umanitaria molto presente e di cui noi a Sesto fortunatamente sappiamo qualcosa. Sempre più si occupa anche in Italia, purtroppo. Entro quest'anno Emergency aprirà il quarto poliambulatorio nel nostro paese. Non sto parlando di Africa o di paesi a noi lontanissimi, sto parlando dell'Italia. È un segno dei tempi. A fronte di questi dati, un grosso in bocca al lupo per la stesura del prossimo bilancio previsionale. Non sarà assolutamente facile per tutti noi. Tagliare sulla sanità, sul presidio, non è mai un investimento, neanche dal punto di vista economico, perché ci si ammala di più e quindi costa di più, soprattutto alle amministrazioni locali. La salute è sempre un investimento, e salute è anche la pratica sportiva, lo sport, per cui a mio avviso abbiamo investito pochino. Purtroppo vedo questo settore sempre più in difficoltà finanziariamente parlando. Speriamo che l'unione tra ottimismo, volontà, idee e sinergie, non ultima l'area metropolitana, possono ridare allo sport quello spazio che merita. Un ringraziamento vero a questo punto, a caratteri cubitali, a tutte quelle associazioni di volontariato che operano sul territorio, a tutti quegli operatori che in silenzio quotidianamente fanno sì che la coesione sociale nella nostra città non venga mai meno, anche in periodi difficili come questi. Un plauso agli uffici, che spesso vanno oltre il proprio compito, arginando i molteplici problemi riversati sull'amministrazione comunale, sovente lasciata sola, e dove il cittadino vede l'ultima ancora di salvezza. Questo è un bilancio sano, che ha visto alcune riforme strutturali, piccole, ma ci sono state. Una proposta a questo punto vorrei fare. Diamo in gestione i tetti delle strutture comunali, a società del settore, che si occupano della gestione degli stessi al fine di restaurarli o implementarli con impianti fotovoltaici. Si sistemano edifici pubblici a costo quasi zero e in più si ricava qualcosa recuperando energia o dando in gestione questi tetti. A questo punto noi condividiamo e difendiamo le priorità dell'amministrazione, condivise in commissione e questa sera in consiglio comunale, verso quei settori del bilancio fortemente a rischio in momenti storici come questo. Sono amareggiato d'altronde per la non messa in campo di un bilancio sociale, più volte da me richiesto e approvato come raccomandazione nel lontano 2009 dalla giunta precedente. Vorremmo suggerire a questo punto al governo che verrà, molto probabilmente simile al precedente, che una cosa è la contabilità, una cosa è la realtà della vita quotidiana, sono due cose diverse e chi amministra deve tener conto della vita quotidiana. Grazie. Grazie, consigliere Nossa. Ha chiesto la parola la consigliere Landucci, ne ha facoltà. Grazie. Ma credo che non sia passato un anno da quando ormai sono qua, qui non si sia detto che è stato difficilissimo fare il bilancio, che l'anno prossimo sarebbe stata una tragedia, e quindi ogni anno questa è una, come dire, una litania ormai che, a cui non si torna indietro. Io però volevo sottolineare soprattutto una torta che c'è a pagina 33 della relazione della Giunta, in cui si vede la composizione delle spese del Comune e in cui si vede che è vero che noi diamo servizi eccetera, ma che fatto 100
quanto spende il Comune, in servizi va al 52%. Ecco, io credo che qui ci sia il nocciolo del problema degli enti locali, ma non solo il Comune di Sesto. Cioè, io per dare uno spendo uno di spese di struttura. È chiaro che questo è troppo pesante. Cioè, nessuna azienda spende 50 per fare il prodotto e 50 per mantenere la struttura, perché non ce la fa. E quindi è chiaro che qui c'è un nodo da scegliere. Io sono convinta che Sesto sia uno dei migliori da questo punto di vista, ma è chiaro che questo è il nodo della pubblica amministrazione italiana. Se non lo sciogliamo, non ne usciamo, se non, come si è fatto quest'anno, perché non si è sacrificato all'amministrazione, si sono sacrificati i cittadini, che si sono fatti carico dei soldi di cui ha bisogno il Comune pagando più tasse. Se voi andate a vedere cosa non è aumentato di spesa, di imposizione tributaria pro capite, fa paura. È l'unica voce che è in aumento, ma è in aumento come da 650 a 776. È una cifra assurda. Cioè, è chiaro che qui non si sa far altro che tassare tutti, Comune, Regione, provincia no, perché sì, forse aumenta solo il bollo della macchina, cosa può fare, cosa ci può fare di male la provincia, forse solo giusto quello, ma lo fa per quanto può. Quindi Comune, Provincia, Regione, Stato, non si vogliono tagliare le spese reali, ma non, le spese non vuol dire tagliare i servizi, vuol dire tagliare i costi di struttura, facendoli al meglio, perché non è possibile che per dare 50 su 100, il 52% va in servizi e il resto in spese di gestione. Questo lo dicono loro, cioè la torta l'hanno fatta loro, quindi non è che l'ho costruita io, è la torta a pagina 33. È chiaro che questa torta è troppo pesante e risulta indigesta ai cittadini, cioè non ne possiamo più. Io credo che buona parte della situazione, quello che lui dice, aumenta la povertà. Ma certo, ma chi mai potrà investire dovendo mantenere una struttura di questo genere? Quale società, quale imprenditore non tenterà di scappare dove non c'è questo peso terribile? Perché questo è il problema. Io non faccio l'imprenditore ringraziando Dio, ma sentivo che oggi gli imprenditori dicono che hanno una pressione fiscale del 66%. Ma chi può sostenerla? È chiaro che siamo destinati così ad aumentare la disoccupazione e io sono anche spaventata perché per adesso gli unici che non hanno avuto problemi sono stati quelli che lavorano nella pubblica amministrazione, ma fin quando un servizio potrà essere pagato se non c'è più chi produce ricchezza? Perché se la pubblica amministrazione è un servizio, vuol dire che è un servizio a qualcuno. Ma se questo qualcuno non ci sarà più, per quanto possiamo tenere in piedi il servizio? Io ho sentito dei miei colleghi in Grecia che hanno avuto lo stipendio tagliato del 25%. Fine, perché non c'erano soldi. I professori universitari greci hanno avuto lo stipendio tagliato, non che non gli hanno dato gli scatti d'anzianità, perché vedevo la Gioconda Pietra che scuoteva la testa. Nessun professore ha avuto un euro tagliato. In Grecia i professori hanno avuto gli stipendi tagliati del 25%, i pensionati del 40%, perché non c'erano soldi. Quindi qui o impariamo che dobbiamo cambiare strada, e questo vale anche per quello che abbiamo sentito prima, no? Perché devo dire che condivido molto bene, molto le parole del sindaco sul fatto di sfruttare i bisogni, no? Perché anche lì bisogna, cioè non so quanti bisognosi veri non sarebbero venuti in queste condizioni, bambini compresi. Devo dire questo sfruttamento dei minori che c'è in giro, da quello di stasera a quello delle metropolitane, mi sta un po' irritando, perché non c'era nessun bisogno, non credo che l'assessore Cagliani e il sindaco Chittò avessero bisogno di vedere i bambini per sapere che c'era il problema delle famiglie. No, immagino di no, immagino che lo sapessero lo stesso, senza avere i bambini urlanti in sala aggiunta a un'ora in cui avrebbero dovuto essere a letto a dormire, secondo me. E non essere portati come modo e usati da un avvocato dalla faccia più losca di quello che sarebbe stato necessario a suo vantaggio.
che i bambini non si usano così a casa mia. A casa mia è una vergogna, una quello che ci hanno fatto vedere stasera, perché se uno ha bisogno, non c'è bisogno di portare dietro i bambini in sala giunta alle 10 di sera. Quindi è veramente una roba da dimenticare, da dimenticare, da dimenticare. Quindi non solo questo, ma io credo che se non capiamo che anche le case dell'ALER, le case comunali, vanno evidentemente usate in altro modo. Bisogna cambiare qualcosa, perché altrimenti non ne usciamo più. E quello che dovrebbe essere un patrimonio sta diventando un debito. Questo lo diceva la nuova assessore alla Casa di Milano, che è stato nominato stasera, non mi ricordo come si chiama, ecco quello lì. Il quale diceva, infatti si sta cominciando a parlare di ridurre gli ALER da 13 a 1, forse si potrebbero eliminare, perché tanto per adesso servivano solo a dare poltrone, come purtroppo tutti sappiamo, no? Poltrone ovunque, poltrone a grande distribuzione. Ma io credo che bisogna anche un po' riflettere su chi c'è nelle case popolari. Io non so se voi avete letto quello che è successo l'altro giorno a Sesto. C'è stato un furto in una casa popolare di via Marzabotto, appartamento al piano terra. Sono entrati dei ladri e hanno portato via, da questo appartamento, la casa popolare, due computer portatili, un po' di gioielli, e 17.000 euro in contanti. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, secondo me. Forse bisognerebbe, questo era scritto sui giornali, cioè non è che io l'ho saputo, quindi, cioè, secondo me, bisognerebbe cominciare a riflettere su chi c'è nelle case comunali. Magari fare qualche piccola scrematura seria. E soprattutto cominciare a dire che la casa comunale non può essere un regalo per sempre. Non può essere un possesso per sempre, come diceva Tucidide della storia, un octema esaei. Non è un possesso per sempre. È una, come dire, è una concessione che di cui la comunità si fa carico, se hai bisogno, anche perché non mi è piaciuto quello stasera, quindi il diritto di qui, il diritto di là, il diritto di là. Allora, cominciamo a pensare che ogni casa popolare è frutto dei sacrifici di chi la casa popolare non ce l'ha. Quindi in punta di piedi dentro le case popolari, e il primo che la tratta male viene cacciato a pedate, per quanto povero, perché per trattare bene le cose non bisogna essere ricchi. E poi una piccola scrematura, e poi per esempio soprattutto cominciare a dire, e io questo lo sostengo con forza, che se io sono entrata in una casa popolare, marito, moglie e tre figli, 50 anni fa, e adesso sono una signora vedova, non posso pretendere di restare nella stessa casa, a spese della comunità. Perché la comunità ti offrirà una casa, ma proporzionata alle tue esigenze, che sarà quello di un bilocale, immagino. Cioè questo invece non si dice mai. Noi abbiamo un paio, io vorrei capire, vorrei vedere una, non i nomi che non mi interessano niente, ma vorrei vedere delle statistiche sulle case popolari e delle statistiche di reddito, ma aggiornato. E se uno a un certo possibile che tutti crescono negli ultimi 50 anni, tranne quelle che hanno avuto le case popolari, che non sono più schiodate dalle case popolari. Cioè c'è gente, io ho visto, ho trovato una signora che ha detto io sono a casa popolare dal 54. Ho sempre pagato quello che mi hanno chiesto, c'è una casa praticamente centrale, paga, non so, 150-200 euro al mese, ma è chiaro che non va bene, no? Cioè, è chiaro che non puoi stare 70 anni, 60 anni nella stessa casa popolare. Non è questo il concetto delle case popolari. Non è questo. La casa popolare, potrebbe essere così se ce ne fosse, avanzassero le case popolari. Ma siccome mancano, non si può fare questo ragionamento. Non si può più. Ma siccome le case popolari sono forti bacini elettorali, questo discorso non viene fatto. Perché il problema è del rapporto tra consenso politico e bisogni della popolazione. Quindi o cambiamo strategia, o altrimenti non risolviamo niente, ma continuiamo questo bilancio, cosa volete che diciamo, in che discussione volete che ci sia? È un bilancio di spese correnti, gli investimenti sono manutenzioni, hanno tagliato l'erba e hanno fatto investimenti, meno male, sennò eravamo sommersi. Consigliere Landucci deve concludere. Sì, adesso finisco. Quindi è chiaro che
il problema dei bilanci e degli enti è quello di rivoluzionare il proprio approccio al denaro pubblico, perché altrimenti non si va avanti se non a forza di tagli, di lamentele e di ridurci sempre di più a una spesa corrente fine a se stessa, in cui, ripeto, i mitici servizi sono il 52% del bilancio, il resto è struttura, e secondo me è chiaramente troppo. Grazie alla consigliera Landucci. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Abbiamo preso visione del bilancio consuntivo e il nostro vuole essere un intervento per portare all'attenzione alcuni punti che magari potrebbero esserci di aiuto nel futuro. Siamo d'accordo che gli uffici hanno lavorato mantenendo le fila serrate ed evitando grosse sorprese che sarebbero state perlomeno poi difficili da gestire, e hanno assolto, cosa importante, a tutti i vincoli di legge. Con orgoglio i dirigenti e l'assessore hanno detto che oltre al rispetto del patto di stabilità, negli ultimi 5 anni il nostro comune ha contribuito a diminuire il debito pubblico di 1.300.000 euro, che con un pizzico di triste ironia mi viene da dire che, visto l'uso malsano che il governo di Roma ne fa, se ce li tenevamo forse ne avremmo fatto miglior uso. Abbiamo analizzato questo consuntivo 2012 dal punto di vista numeri, anche se con un po' di difficoltà, come giustamente richiede un bilancio, ma abbiamo cercato anche di vederci dietro una storia. Solitamente quando si legge un bilancio di un'azienda, dai numeri si riesce a capire che cosa quell'azienda vuole fare, qual è la sua mission, dove ha deciso di investire. I numeri, fortunatamente, oltre a essere solo così asettici, a volte ci danno anche delle indicazioni. Se è vero che bisogna serrare le fila, lo è altrettanto che la crisi deve servirci però come leva per aiutarci a spingerci verso un nuovo cambiamento di mentalità. Dall'osservazione di questo primo anno viene fuori che molto spesso noi ci occupiamo delle cose quando siamo in emergenza. È da parecchio tempo che parliamo del disagio, per esempio, delle strutture sportive, del centro sportivo. Sulla piscina della San Denis abbiamo investito anche dei soldi, eppure a quanto si vede negli ultimi periodi non è andato poi così bene. Diamo in appalto strade, servizi, cimiteri, però a volte manchiamo, secondo me, un po' di controllo. Dei giardini ce ne occupiamo solo in determinati periodi della storia amministrativa e poi per il resto dell'anno li lasciamo andare un po' in decadimento. Via Cesare da Sesto è stata interessata dai lavori da non più di un anno, eppure ha delle grosse problematiche. Allora mi domandavo, ma non ci sono delle garanzie quando vengono fatti dei lavori a cui poi ci si può appellare? Le aziende che si insediano sul territorio molto spesso per fare dei lavori loro spaccano le strade e poi le rappezzano, e poi noi, se cade un anno come questo con forti nevicate e quant'altro, oltre a beccarci il disagio dei lavori e l'inquinamento, poi ci dobbiamo anche andare a ripagare tutti i lavori che non hanno sostenuto loro. Io credo che bisogna preparare la città alla ripresa, altrimenti in questo momento stiamo subendo la crisi e quando speriamo ci sarà la ripresa rischiamo di rimanere a bocca aperta senza sapere cosa fare per aggredire il momento della ripresa. È spaventoso raccapezzarsi con le cifre in caduta libera con cui ogni giorno chi amministra si trova a fare i conti. In una commissione chiamata dalla Presidente Pietra sul piano di zona abbiamo visto e toccato con mano l'azzeramento dei fondi che c'è stato in questi anni sul sociale. Siamo passati da 100 a 1 in proporzione. Soldi non ce ne sono più e non ce ne saranno purtroppo, credo, più. Quindi penso che dobbiamo decidere cosa fare, se vogliamo sopravvivere oppure se vogliamo vivere.
Forse dovremmo imparare a guardare la realtà come un'opportunità e non solo come un problema. Dai grossi momenti delle difficoltà molte volte si può imparare a comportarsi meglio, a spendere meglio, a investire meglio. Serrare le fila però vuole anche dire tagliare i rami secchi. Mi sembra un pochino eccessivo il rapporto che c'è tra il costo personale e il costo delle consulenze. Regge molto poco l'indice di percentuale. Serrare le fila vuol dire anche scegliere e cambiare. A questo proposito, visto l'andamento degli ultimi consigli comunali, io personalmente come gruppo volevo dire che comunque noi ci siamo. Non è vero quello che spesso si dice, che noi siamo quelli del no e che non ci va mai bene niente. La delibera dell'assessore Perego sui nidi e quella che andremo ad approvare domani sera, che rispettava comunque i parametri di equità e di congruità, sono stati votati a favore. L'ISEE istantaneo è stato votato a favore, il Manin è stato votato a favore. È vero invece che molto spesso quando ci si permette di dire che non sei d'accordo o che tu la vedi in maniera diversa, rischi la mozione di squalifica a fine consiglio comunale dal sindaco. Credo che però ci sarà un motivo per cui una parte seduta di qua e una parte seduta di là, altrimenti saremmo tutti dalla stessa parte. E credo anche che questo sia il motivo per cui in questo consiglio comunale ci siano dei gruppi che non sono politici, Sesto nel Cuore, Giovani Sestesi, il gruppo, il Movimento di 5 Stelle, anche se sono convinta che in realtà quello che è sbagliato non è che siamo noi, è sbagliato il metodo. Noi andiamo a discutere le cose quando sono già avvenute, mentre invece se avessimo la possibilità di parlarne prima, fermo restando il parere decisivo di chi governa, forse più pareri messi insieme darebbero un risultato migliore. La dottoressa Orsetti in commissione infatti su questa cosa ha dato un segno di apertura dicendo che se da parte dei consiglieri ci dovesse essere l'interesse ad analizzare dei capitoli di spese specifici, gli uffici si mettono a disposizione per parlarne insieme, per sviscerare tutti i dati. Io credo che in questo momento per un'amministrazione locale la grande sfida sia quella di mostrarsi capaci di risolvere anche le piccole cose. La gente non ragiona sui massimi sistemi, la gente vede la strada rotta, la città sporca, il tombino che fa rumore, i furti, di quello che noi discutiamo qua, che è importante ed è quello che siamo tenuti a fare, poco ne esce poi in realtà. Io credo che questo sia anche il motivo per il quale in questi anni si sono formati molti comitati, che se in potenza sono una grande cosa, perché comunque sono segno di partecipazione, di attenzione alla città, ma in atto ci dovrebbero far capire che forse non siamo stati capaci, stasera uso il plurale apposta, perché secondo me una cosa come questa riguarda tutti, non riguarda solo una parte. Non c'è stata capacità nell'ascolto o le risposte che sono state date non sono state sufficienti. I comitati sono tanti, Bergamella, Sottocorno, Inquilini, i commercianti di Saint-Denis che prima della campagna elettorale gli era stato promesso che sarebbe stato ripristinato il senso di marcia e sono stati costretti a lasciare a casa gente dal lavoro. Allora la domanda è: noi che progetti abbiamo per ridisegnare e per reinvestire sulla nostra città? Io credo che dobbiamo essere insieme, perché non penso che in decisioni importanti come quelle di cui parlava prima la consigliera Landucci nessuna amministrazione può essere lasciata da sola, però io credo che noi abbiamo il dovere di dire che la casa popolare è un accompagnamento e non è un diritto per la vita, e che chi non ne ha diritto deve uscire e lasciarla a chi invece ha bisogno della casa. Abbiamo fatto l'ISEE istantaneo per i nidi, per le mense e per i servizi sociali, non capisco perché non si possa fare anche su questa cosa qui. Credo che dobbiamo dire che se la nostra missione è il sociale, come questo bilancio dimostra e come il sindaco ha sempre detto nella sua campagna elettorale, sia importante che noi impariamo a gestire il nostro patrimonio in maniera diversa. I beni che noi abbiamo non devono essere attribuiti perché sono bianca, verde, rosso o blu, devono essere attribuiti perché ho le competenze per farlo e perché quello che tu mi darai
da questo, io lo potrò usare per fare altre cose. Mi viene in mente la discussione che è venuta fuori in commissione per il rendimento delle strisce blu, che sembra inferiore a quello che c'era precedentemente. Mi viene in mente il carro ponte, che piace tantissimo a tutti, ma che potrebbe rendere molto di più. Mi viene in mente la Carmellongo, che siamo a maggio e non so come l'apriremo quest'estate. Io credo che siamo passati dalla generazione del per sempre alla generazione dell'adesso, per ora. Però credo anche che le possibilità vanno offerte in base al merito. E in questo merito ci metto dentro anche le discussioni che abbiamo aperto e che dobbiamo ancora chiudere sul core, le discussioni sulle farmacie comunali, che non si capisce per quale motivo in questa città non riescono a rendere e continuano a rimanere in perdita. Ognuno deve essere in grado di giocarsi le chance secondo il talento che ha, perché sono convinta che l'uguaglianza non significa cancellare il merito, ma uguaglianza significa dare a tutti la possibilità di partire dalla linea di partenza con le stesse possibilità. Grazie. 30 secondi. Grazie alla consigliera Aiose. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniero, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, solo un brevissimo ma veramente molto breve intervento, richiamo un po' di concetti della collega Landucci. Chiaro, razionalizzare la spesa è, voglio dire, è un obiettivo condiviso, è difficile trovare qualcuno che dica che non voglia perseguire questo obiettivo. Però lei però è stata tratta in inganno dalla torta, perché a un certo punto parla dei servizi, dove dice che le prestazioni di servizi sono al 52%. In realtà nel personale sono annegate anche quelli che sono gli stipendi dei vigili, tanto per dirne uno, e gli stipendi delle educatrici, che di fatto sono gli attori in servizi importanti. Quindi magari potremmo chiedere in un prossimo futuro alla sempre disponibile dottoressa Orsetti di rifare una torta un po' più diversa da quella, così in modo che non possa poi trarre inganno eventuali valutazioni. Grazie al consigliere Romanino. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti innanzitutto. Allora, noi fondamentalmente siamo un po' d'accordo con tutti i discorsi che sono stati fatti e io personalmente sono d'accordo soprattutto con la riflessione che ha fatto Moreno Nossa prima. Per questo bilancio cosa volevamo dire? Cioè, fondamentalmente delle osservazioni. Per noi è importante la necessità di avere una situazione economico-patrimoniale almeno semestrale per eventuali scostamenti rispetto al previsionale. E siamo d'accordo per fare delle commissioni durante l'anno. È auspicabile per noi la contestuale approvazione dei bilanci delle aziende partecipate le cui gestioni hanno indubbio riflesso sui risultati economici del Comune. Per quanto concerne la parte tecnica, in questo preciso momento tante cose sono state dette anche dalla consigliera Aiosa. Io posso aggiungere qualcosa sulla questione trasporti. Le nostre riflessioni fondamentalmente sono due. La prima è sulla spesa relativa al servizio dei trasporti pubblici locali, dove gradiremmo avere precisazioni in merito alla modalità di gestione dei fondi che la Regione stanzia all'ATM per il servizio espletato nel Comune di Sesto, e volevamo appunto sapere che tipologia di fondi ci sono e quali sono gli accordi con ATM e quanto incidono. E si chiede anche, prendendo anche un discorso vecchio, la volontà dell'amministrazione riguardo alla chiusura del consorzio trasporti, che comporta comunque dei costi. E niente, fondamentalmente siamo d'accordo con tutti i discorsi che sono stati fatti. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Se non ci sono più interventi, darei la parola all'assessora al bilancio, Virginia Montrasio. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma
Mi associo anch'io naturalmente ai ringraziamenti per il grande lavoro svolto dagli uffici, perché hanno dovuto operare a chiudere il bilancio consuntivo 2012 e contemporaneamente naturalmente iniziare a fare i primi ragionamenti rispetto al bilancio 2013 in un quadro di continua incertezza, mutamento normativo, insomma un modo di lavorare assolutamente direi surreale e kafkiano, e quindi diciamo questo consuntivo vale doppio, non in termini di euro naturalmente, ai noi, ma sicuramente in termini di fatica e di impegno richiesto. Due considerazioni di quello che secondo me politicamente ci dice questo bilancio consuntivo. Ci dice, secondo me, soprattutto dell'importanza e dell'utilità di battaglie di natura profondamente politica che in Italia si stanno portando avanti, come ad esempio quella contro questo metodo di conteggio di controllo della spesa pubblica, dell'indebitamento pubblico, che è il patto di stabilità. È una battaglia politica che vede insieme il mondo dei comuni e il mondo dell'impresa e del lavoro. E cosa c'entra col nostro bilancio? Nel nostro bilancio ne abbiamo una rappresentazione plastica, evidente. Se noi non avessimo dovuto rispettare il patto di stabilità, avremmo potuto fare una manovra IMU più leggera di circa 5 milioni di euro. Ditemi voi se questo non è una roba distorsiva e una cosa che rende le battaglie politiche che si stanno portando avanti profondamente vere, insomma, sostenibili. Ci parla anche di un altro dato sostanziale, doloroso, che è l'evidenza della crisi che blocca il nostro paese e che blocca anche la nostra città. Il crollo degli oneri di urbanizzazione, questo è il lavoro che è fermo in Italia e anche a Sesto San Giovanni. In questo contesto qualche piccolo segnale c'è. È vero che dobbiamo valorizzare il territorio, si è detto, l'avete detto, l'hanno detto diversi consiglieri, lo stiamo facendo. L'accordo con la multinazionale Alstom Grid ne è un esempio, perché secondo noi il modo principale per valorizzare il territorio è quello di renderlo attrattivo anche per il mondo delle imprese e quindi per il mondo del lavoro, e quindi portando lavoro nella nostra città. Raccolgo con piacere gli stimoli di alcuni consiglieri, l'attenzione innanzitutto al bilancio 2013, ovviamente già in atto, nel quadro di incertezza di cui vi parlavo, anche perché a tagli si aggiungono tagli, anche nel 2013 ci saranno, al momento la quantificazione è un po' enigmatica, nel senso che, come voi sapete, le norme non sono proprio trasparentissime, necessitano di molti approfondimenti. Quello che è certo è che anche gli anni prossimi i tagli ci saranno e forse saranno anche più pesanti. In questo contesto vanno benissimo i percorsi di condivisione con la Commissione, già se ne è fatto cenno appunto mercoledì scorso in Commissione e la Commissione stessa. Peraltro avevamo già iniziato con la TARES, non so se vi ricordate, avevamo fatto un momento di approfondimento che prescindeva naturalmente da qualunque decisione o delibera in atto, ovviamente essendo anche qui un quadro magmatico e proteiforme, abbiamo dovuto bloccare i lavori per capire che forma dovesse prendere questo tributo, semmai ne prenderà una. Il tema dei residui è un tema molto vistoso anche in termini di numeri, come giustamente avete rilevato. È un tema sul quale c'è una grande attenzione dell'amministrazione comunale. Abbiamo richiesto naturalmente un puntuale accertamento a tutti gli uffici coinvolti in questa partita, un attento monitoraggio. Peraltro alcuni sono già stati riscossi nei primi, non quelli ante 2008, soprattutto quelli più recenti, sono stati già riscossi nei primi mesi del 2013, cioè i residui attivi sono accertamenti non ancora incassati, residui, diciamo crediti per capirci, residui passivi sono i residui passivi sono, diciamo, debiti fondamentalmente, per cui accertamenti non ancora incassati.
rispetto alle voci principali, ante 2008, come ci sollecitava il consigliere Caponi, ci sono circa 8 milioni di euro derivanti da un fondo regionale che si chiama PRI-PRU, hanno tutti un nome e un cognome naturalmente, però adesso se vi dico i principali. 10 derivano dalla convenzione di zona d'Amello, 4 da oneri, 4,5 da residui TARSU. Questi principali, se c'è necessità di ulteriore approfondimento, naturalmente gli uffici, spendo io la disponibilità degli uffici per questi e anche per altri eventuali approfondimenti. Io mi fermo qui, mi scuso, ma per un imprevisto familiare devo abbandonare l'aula e quindi non assisterò alle operazioni di voto. Grazie all'assessora Montrasio. Va bene, andiamo avanti e tanti auguri all'assessora Montrasio perché ha avuto un imprevisto con il bambino. Speriamo che non è nulla di grave. Buonasera. Allora, andiamo avanti con la dichiarazione di voto. Iniziando dai giovani se stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, astenuti. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Solo 0 secondi per dire 2 cose. Niente, un attimino, mi fa un po' sorridere questa cosa per cui le case popolari alle volte diventano serbatoio di voto e alle volte sono ricettacolo e destinate solo agli stranieri. Nel senso, visto che gli stranieri non hanno diritto di voto, almeno una delle 2 cose mi risulta una bufala. Poi un'altra cosa, io sono più che d'accordo sulla questione dello sfruttamento della sofferenza, però specie in quel momento lì io credo che vada ricordato che ci sono delle famiglie, non tutte le famiglie si possono permettere una babysitter, questo mi permette una cosa molto personale, mi ha dato un po' fastidio. Sulla delibera di questa sera ringrazio l'assessore che è uscito e gli uffici per aver reso chiaro anche a me che ho molta meno dimestichezza rispetto al consigliere Rivolta che diceva di avere problemi con i numeri, e sì, favorevole. Grazie. Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Noi siamo favorevoli, grazie. Grazie. Gruppo Misto, la consigliera Landucci. Devo dire che il consigliere di Fondazione Comunista non perde occasione per essere stupidamente, mi scusi la cosa, sgradevole. Nessuno pensava alla babysitter, ma credo che lei quindi ami molto anche le persone che in metropolitana portano i neonati, perché non si possono permettere le babysitter. Forse bastava che quelle signore mandassero i mariti, non c'era bisogno di venire in tutta la famiglia, no? Bastava venire il marito, la moglie stava a casa col bambino o viceversa e non cambiava nulla, non cambiava nulla. Perché forse quelli che non vengono qui a piangere con i bambini in braccio hanno le babysitter o forse evitano di far venire i bambini a fare queste scene. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di non sfruttare i piccoli per, come dire, usarli per un avvocato che voleva semplicemente costruire il proprio piccolo personale potere, come ha fatto chiaramente capire anche l'assessore Cagliani, facendo anche all'assessore Cagliani un agguato, perché l'aveva visto un'ora fa e non gli aveva detto nulla. È chiaro, quindi è stato costruito un piccolo agguato anche all'assessore, come l'assessore ci ha chiaramente spiegato. E forse lei non ha sentito, ma io credo di sì, no? Qui tutta la scena è stata costruita ad maiorem gloriam del suddetto avvocato, che in questo modo sta costruendo evidentemente una piccola scalata all'interno dell'Unione Inquilini, perché non è cambiato nulla per quei signori. Non è cambiato nulla aver fatto questa sceneggiata stasera, perché è stato chiaro che avevano ampio accesso alle cose, quindi... Io credo che dobbiamo cominciare a dirci le cose come stanno e non
essere veramente succubi di chi non ha il pudore di sfruttare anche i propri figli in maniera, mi scusi, da madre prima e da nonna adesso, vergognosa, stasera, vergognosa, compreso il parcheggio dei passeggini giù di sotto. Consigliere, non c'era nessun bisogno. Siamo di sulla delibera del il finanza. Problema ci sarebbe stato, scusi. Non è che l'assessore, il consigliere Faggetta dice quello che gli pare, dopodiché io non rispondo. Allora, è chiaro che in questo momento, stasera, noi siamo stati ostaggio non di quei poveretti, ma di un losco figuro che sfrutta quei poveretti e il loro bisogno, come ha detto anche il sindaco molto chiaramente, Quindi, cerchiamo di mettere i puntini su lei. I bisogni sono una cosa, lo sfruttamento che ne fanno tizi di dubbia moralità, secondo me, da questo punto di vista, è un'altra. Sono come quelli che ti fanno fare le cause perché così pigliano sempre i soldi delle cause, no? Quindi il nostro voto, il mio voto in questo momento è un voto contrario, ma non per il bilancio in sé, per una incapacità di visione trasformata, ma che non dico che sia meglio, ma che è necessaria, perché i tagli continueranno. È inutile rimanere legati al passato. È chiaro che se tutto potrebbe andare bene se ci fossero le risorse, ma le risorse non ci sono. E non si possono continuare a prendere spremendo i cittadini che non vengono qui a fare sceneggiate. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle, il consigliere Cremonesi. Sì, grazie Presidente, noi ci asteniamo. Sulle case popolari volevo dire una cosa anch'io, oltre a tutti i vari problemi che sono stati citati. Io penso anche al fatto che tante volte c'erano famiglie con 5-6 persone, 2-3 locali, e ad un certo punto si sono trovati marito e moglie con questi 2-3 locali. Io mi rendo conto che in questo momento storico c'è anche tanta gente che sta perdendo il lavoro e questi genitori vedono a 30-40 anni i figli che tornano indietro. Cioè, quindi questa è anche una delle tante cose di mentalità che dobbiamo vedere. Per quanto riguarda il bilancio, il nostro voto astensione. Grazie. Grazie al consigliere Cremonesi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano. Sì, grazie Presidente. Allora, essendo il bilancio un atto amministrativo e con un forte indirizzo politico, sia per le scelte degli stanziamenti che sono stati indicati, sia per gli strumenti utilizzati, ritengo che sia opportuno non votare favorevolmente, pertanto il voto del Popolo della Libertà sarà contrario. Grazie. Grazie al consigliere Di Stefano. Gruppo Italia dei Valori, consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente, qui dirò semplicemente due parole perché vorrei parlare un attimino di questo patto di stabilità, perché effettivamente si fanno i salti mortali, abbiamo visto anche a luglio gli uffici fare i salti mortali per aderire al patto verticale della Regione Lombardia, per migliorare l'obiettivo del patto di stabilità, un patto di stabilità che tra l'altro purtroppo noi pensavamo con l'avvento dei tecnici ci fosse una sorta di magari di equità, capire qualcosa, capire un qualcosina in più su quello che sono effettivamente gli atti amministrativi, sugli enti locali. In realtà non c'è nessuna progettualità, in realtà tolgono agli enti locali la maggior parte della progettualità e soprattutto non c'è assolutamente equità, cioè chi ha tenuto i conti in ordine, sono stati tagliati i trasferimenti a chi ha tenuto i conti in ordine e anche a chi non li ha tenuti in ordine. Quindi effettivamente gli uffici hanno fatto un gran lavoro e anche nel piccolo il Comune di Sesto San Giovanni è riuscito a tenere bene e a tenere i propri conti in ordine. Quindi per questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere De Noia. Sesto nel cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Mi spiace che l'assessore sia dovuto assentarsi. Chiederò chiarimenti rispetto a quegli oneri di urbanizzazione, 4 milioni e mezzo ante 2008, perché è una cifra considerevole. Magari così sarebbe il caso di capire anche con gli uffici a cosa si riferiscono, perché è una somma di una certa importanza. Detto questo, rispetto al problema della casa, anche se un argomento spendo solo una parola, la consigliera Landucci avrà sicuramente un carattere a volte un po' così focoso, però
consigliere Faggetti, in effetti mi sembra che la strumentalizzazione debba essere abbandonata, come ho detto più di una volta nell'intervento prima, perché non mi sembra, e non voglio fare l'avvocato difensore che abbia detto ciò che lei ha affermato. Il problema delle case popolari va vista con oggettività, senza pregiudizi e con la massima trasparenza e limpidezza, rispettando quelle che sono le opinioni di tutti, perché magari qualcosa da mettere a posto c'è. Io spero che dal confronto e dal dibattito di questa sera possa uscirne una realtà sicuramente nuova, che possa portare un contributo, e il nostro non è un voto pregiudiziale, è un voto di astensione, anche se abbiamo riconosciuto che l'amministrazione ha fatto i salti mortali per portare a termine il bilancio scorso. Quindi astensione. Grazie consigliere Caponi. Gruppo Partito Democratico, consigliera Antonioli, prego. Grazie signora Presidente. Questa sera noi siamo chiamati a dare il parere per quanto riguarda la delibera del rendiconto del bilancio. Ora, visto che abbiamo toccato anche l'argomento, il problema della casa, insomma, secondo me siamo andati anche un po' fuori tema. Questa sera c'erano qua delle persone che avevano probabilmente dei problemi reali della casa. Sarebbe bello poter discuterne nelle sedi appropriate, magari non in un consiglio comunale dove si deve discutere di bilancio, e magari quando non si riesce ad affrontare bene il bilancio, allora va tutto bene, e va bene anche la povera gente che è sfrattata e che deve essere messa magari, non so, in una casa albergo o meno. Quindi io quello che dico è, penso che sia doveroso continuare questo confronto nella commissione e nelle sedi dovute. Il gruppo consiliare del Partito Democratico voterà favorevolmente la delibera di approvazione del rendiconto della gestione 2012. È un rendiconto che presenta un pur limitato avanzo di amministrazione, la qual cosa dice che i conti sono in ordine e che le risorse, nel limite dell'incredibile patto di stabilità che anche nel 2012 è stato pienamente rispettato, sono state puntualmente utilizzate. È un rendiconto che dice di un comune che ha un ricorso a mutui molto contenuti e che anche nel 2012 ha garantito i servizi in essere, pur con difficoltà rilevanti legate al taglio dei trasferimenti statali e alle rigidità del patto di stabilità. Approvando questo rendiconto non posso tuttavia non segnalare come la politica dissennata dei tagli nei confronti degli enti locali sta proseguendo anche quest'anno e rende difficile gestire gli equilibri di bilancio, dando risposte ai cittadini, al mondo del lavoro e alle imprese. Soggetti tutti che avrebbero bisogno di interventi di sostegno e di investimenti degli enti locali. È una politica, torno ancora una volta a dirlo, che dovrà essere profondamente cambiata. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. A questo punto sottopongo a votazione la proposta di delibera nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato. Prego, diamo tempo alla consigliera Rita Ferrante di prendere posizione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 2, astenuti 4, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Passiamo alla seconda votazione. Per il non votante? Dopo la mettiamo a verbale. Andiamo per l'immediata eseguibilità, prego. Termine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari 2, astenuti 2, favorevoli 17. Il Consiglio approva. Mettiamo a verbale che la votazione della consigliera Titta Ferrante
e astensione. Grazie, buonanotte, buonasera a tutti, ci vediamo domani sera. Grazie.